Secondo me la zona gialla serve a poco. Poco, perché la gente fa tutto quello che vuole. La Sicilia è ancora la regione con più contagi e la prima a cambiare colore. In zona gialla da lunedì i positivi sono più di 1000 al giorno, con la provincia di Palermo in testa per nuovi casi. Siamo andati a Capaci, a pochi chilometri dal capoluogo, uno dei comuni che erano in giallo già da una settimana a causa dell'alto numero di contagi e del basso numero di vaccinati. Hanno paura, invece si devono vaccinare. Alcuni pensano che fa più male che bene. Lei si è vaccinato? Io no, ci è successo pure qualche morto. Non posso sapere come reagisce il mio corpo. Mi preferisce non farlo. Io ho paura, onestamente. Ho paura a farlo se magari ci rimango secco là. In teoria all'aperto dovremmo tenere la mascherina in zona gialla, ma non ho visto molti cambiamenti, sì, onestamente. L'obbligo di mascherina all'aperto è spesso ignorato, ma qui l'estate non è ancora finita. Questa zona gialla proprio non ci voleva, mi è piombata proprio in mezzo alla vacanza. Non capisco perché alcuni locali debbano chiudere a luna. Una volta che uno si vaccina, non capiamo ancora queste restrizioni e tutto il resto. E anche al limite dei 4 per tavolo si fa uno strappo. Tutti vaccinati a questo tavolo, tutti vaccinati. Il paradosso è che in questo distretto sanitario la percentuale di immunizzati era fra le più basse del paese. Dopo una settimana di zona gialla, il numero di prime dosi di vaccino ha cominciato a crescere. Rispetto a 10 giorni fa, un aumento notevolissimo. La zona gialla su questo può aver influito? Secondo me sì, ha influito questo, ha influito la paura, la preoccupazione. Siamo stati tra i primi 3 comuni della provincia di Palermo a diventare zona gialla. Mettiamo la mascherina allora.